Stessa dinamica per quanto riguarda le RSA. È stata addossata alla Regione la colpa dei tanti anziani deceduti quando l'OMS già a fine aprile dichiarava ufficialmente che secondo le stime relative ai paesi europei quasi la metà delle vittime del Covid-19 si trovava in quelle strutture. Come è stato accertato, la Regione Lombardia non ha dato ordini a nessuno, non abbiamo in nessun modo obbligato le strutture ad ospitare malati di Covid. La relazione della Commissione di verifica sul PAT, che consiglio di leggere, dice bene cosa è successo e fornisce indicazioni preziose su cosa fare. Ovviamente non abbiamo visto, né mi aspettavo, la minima scusa per quanto detto e scritto da qualcuno in merito al PAT. Anzi, oggi stiamo di fronte ad una nuova curiosità. La Regione prima attaccata per non avere dato regole rigide per le RSA, oggi viene accusata di avere prescritto regole troppo rigide. Una parola anche sui tamponi, per ribadire che ci siamo mossi esattamente come ha fatto la Regione Veneto. Finché i numeri ce lo hanno permesso e finché le disposizioni governative lo hanno consentito. Quando la curva dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva si è impennata, in pochissimi giorni è diventato oggettivamente impossibile riuscire a fare tamponi a tutti. Tra le altre cose, non disponevamo dei famosi reagenti che non si riuscivano a rinvenire sul mercato. Purtroppo in quei giorni troppe persone si sono sentite sole ed abbandonate dal sistema sanitario, non trovando alcuno che le ascoltasse. Riconosco questa nostra inevitabile debolezza, dovuta alla tempesta che ci ha travolti,